Let's go bitches e benvenuti a questo nuovo commentary. In questo caso il gameplay di sottofondo è giocato con un'arma orrenda e uno Sheva con 5 accessori a cazzo e un mirino bruttissimo. Questo qui doveva far parte di quella serie che volevo far partire, che era fare nuclear utilizzando mirini orrendi con armi orrende. Però, come sapete, la gente poi dice copy, quindi sono stronzo io che copio, pare che copiavo delle persone a fare queste cose, quindi ho dovuto non farla più. Quindi ho deciso di utilizzare questo bellissimo gameplay, pure perché è un 30-0 sul primo side, mi pare, il nuclear, quindi molto bello, molto carino, vi divertirà sicuramente a vederlo, specialmente il fatto che uso quest'arma particolare con questi accessori. Comunque, bitches, vi volevo aggiornare su un pochino di cose. Per prima cosa, non sarò al videogame show, e questo perché devo preparare per Colonia un po' di cose, dato che dovrò starci più o meno una settimana, se non sbaglio, su a Colonia per fare la preparazione, per fare l'analista, perché dobbiamo sistemare delle cose, eccetera eccetera. Quindi ovviamente non devo prepararmi per fare queste cose, e ora mi devo organizzare anche con i video, perché non so se riuscirò a fare comunque 7 video per 7 giorni, sarà un pochino difficile, e da lì fare video sarà un po' un problema. Però cercherò di portarmi il portatile, magari di aggiornarvi con qualche vlog, con qualcosa di divertente lì da Colonia. Oltre a questo, voglio dirvi che sono contentissimo del supporto che state mettendo all'interno del canale, e sono molto felice dei ragazzi, di tutto, dei like, delle views, eccetera eccetera. Quindi vi ringrazio tantissimo, spero che vi stiano piacendo i video che sto facendo, spero che vi sia piaciuto l'ultimo Power Personal Trainer, l'ultimo Segreti dei Pro, l'ultimo comunque come tutorial sulla Clo, dato che molti la volevano vedere, volevano sapere. Quindi spero vi piacciono questi video e che siate felici di queste cose. Oltre a questo, ragazzi, vorrei iniziare magari a fare qualcosa di divertente, cioè utilizzare il class generator, quello random, per fare qualche video magari in tutti contro tutti, diciamo vincere tutti contro tutti con delle classi random. Mi piacerebbe vedere cosa esce da questo generatore, perché me ne hanno parlato ma non ne ho la più pallida idea di come funziona o quello che fa. Quindi beh, sono diciamo abbastanza curioso di sapere quello che uscirà fuori. Fatemi sapere se vi piace come idea. Comunque continuerò ovviamente, come vi ho detto, il Power Personal Trainer, continuerò i Segreti dei Pro e tante altre cose, quindi non vi preoccupate. Allo stesso tempo, ragazzi, voglio anche passare e trattare di altri giochi, specialmente vorrei trattare The Division e poi ad aprile Dark Souls 3 assolutamente. Perché direte questo? E io non sono solo un giocatore di Call of Duty, cioè attualmente non posso giocare a livelli estremamente competitivi e professionali perché faccio l'analista per Activision, e quando si fanno queste cose, ragazzi, quando si è comunque un analista eccetera eccetera, ti viene vietato di partecipare alle competizioni o comunque a livelli professionali. Ho ricevuto delle offerte molto carine, una dai Pulse e una dagli Orbit, ma attualmente non penso di accettarle, penso di continuare con questo diciamo lavoretto per Activision e ESL, perché sicuramente potrebbe dare degli sbocchi in futuro, anche se non è diciamo quello che voglio cercare di fare. Sto cercando in tutti i modi di impegnarmi qui su YouTube per portare una novità, per portare qualcosa di bello e divertente. Quindi spero che voi mi supportiate in questo, e spero che condividiate le mie scelte comunque di portare nuovi giochi, nuove cose, pure perché magari vi posso far vedere comunque il punto di vista di un giocatore che è diverso dalla massa o comunque dai soliti nomi di YouTube. Questo perché comunque vengo da un ambiente competitivo, vengo da un ambiente diverso in questo caso, e magari sicuramente posso, non lo so, portare qualcosa di diverso che magari vi può piacere, qualcosa di unico, che è quello che sto cercando di fare. Per il resto, ragazzi, ve lo ripeto, i tutorial come quello sullo sparare velocemente, come quello della Clo, come tanti altri tutorial che farò, non vi preoccupate, verranno fatti, quindi non dovete preoccuparvi che comunque esca fuori dai binari, perché tratterò Black Ops, non è che scappo via. Attualmente, come vedete in streaming, sto giocando molto a The Division perché è un gioco che mi prende tanto, specialmente quando sono con gli amici, comunque in squadra, mi diverte tantissimo. Ed è normale, ragazzi, che io ci giochi, perché bisogna fare quello che ci diverte, non bisogna sentirsi obbligati a fare qualcosa che uno non vuole o magari non diverte. Io devo dire che la parte di The Division che mi diverte, per esempio, è quello di lo giocare con gli amici, del divertirmi con loro, e comunque riuscire a fare qualcosa di divertente, farci due risate e cercare di fare qualcosa prima degli altri. Infatti diciamo che ci siamo già tutti equipaggiati alla stragrande in preparazione degli raid che verranno messi ad aprile, o le incursioni per chi viene da Destiny. E ora qua che ho nominato Destiny, sicuramente qualcuno di voi che mi segue da quando facevo Destiny dirà: Power, ma ritornerai su Destiny? Ma Destiny quando ce lo porti? Allora, ragazzi,
Destiny, come sapete, mi piaceva tantissimo, ci giocavo tantissimo, ma c'era un grandissimo problema di Destiny. I contenuti finivano subito, erano troppo semplici e infatti ci siamo dati alla fine a fare i world record, come avete visto, comunque dai miei video, eccetera, eccetera. Sinceramente, Destiny è un gioco che mi piace molto, mi diverte molto, ma gli sviluppatori hanno ucciso il gioco, non ci sono più, diciamo, come posso dire, non ci sono più contenuti, non ci sta niente di nuovo. Mettono queste sorte di, come si può dire, di eventi durante le festività e queste cose. Devo dire che non mi piace come idea, perché tante volte risultano essere solamente un'aggiunta forzata perché vogliono che qualcuno rimanga a giocare, ma in questo caso la gente sta mollando Destiny. Ora si dice che ci sarà un'altra espansione, che lo studio sta lavorando a un'altra espansione perché non vogliono far morire Destiny così e quindi fare qualcos'altro, ma che vi devo dire? Ci credete voi a questa cosa? A questa espansione che faranno? Sarà a pagamento? Sarà gratuita? Finirà in meno di 2 giorni? Cosa succederà? Io non lo so, ragazzi. E devo dirvi che sono molto rimasto deluso. Sono rimasto molto deluso comunque da quello che è successo su Destiny, che non hanno più proposto contenuti che avevano già detto di fare. Un tempo si era vista una sorta di timeline e non ci si può fare niente. Speriamo che comunque rinasca come gioco, perché secondo me ha rapito molte persone, ha catturato molti giocatori ed è molto bello. Per ora sto giocando a Destiny, che è un surrogato sto giocando a The Division, scusate, che è un surrogato di Destiny, e devo dire che è molto divertente e bello, e ha tutte le potenzialità per prendere quello che Destiny non ha fatto. Io comunque vi saluto, bitches, ci becchiamo al prossimo video, ci becchiamo ovviamente oggi in streaming. Spero vi sia piaciuto il gameplay di sottofondo, spero vi sia piaciuto quello che state vedendo. Io sono Power, il vostro giocatore di COD preferito, e ovviamente ci becchiamo domani anche per un altro video, sempre verso le 2. Let's go, bitches!